punto della situazione. Elisa Vardaro è a Tirrenia per gli allenamenti nazionali insieme al suo maestro Filippo Romagnoli. Bene, abbiamo con noi i due atleti. Filippo, ben trovato. Buongiorno Stefania, ben trovato, grazie per l'atleta. Vabbè, sei un maestro, ma credo che prima di tutto tu sei un atleta. Ancora. Certo. Sì. Poi un giorno magari parleremo, Filippo, ci racconterai anche delle tue cose da atleta. Passate, sì, di tanti anni fa, sì, va bene, con piacere. Allora, alla prossima, mi raccomando. Va benissimo. Filippo, sei a Tirrenia, in un ambiente molto bello, ne avevamo già parlato ieri insieme ad Alessio, e per gli allenamenti nazionali di un'altra grande atleta, fiorettista, un altro fiore all'occhiello del circolo Scherma Terni, che fa parte della nazionale italiana e di scherma naturalmente. Come procedono gli allenamenti anche per Elisa Vardaro, perché è di lei che stiamo parlando? Sì, stanno procedendo molto bene, stanno facendo un lavoro molto molto intenso, anche le ragazze non stanno lasciando niente al caso, sia per la preparazione atletica che per il discorso tecnico. Proprio oggi c'è, diciamo, il girone e l'eliminazione diretta, quindi la fase dell'allenamento che prevede, diciamo, lo sviluppo e il mantenimento della parte agonistica dell'allenamento. E proprio oggi pomeriggio si svolgeranno le dirette. L'allenamento tra due giorni termina, quindi domani ci sarà sicuramente una fase un pochino di scarico, no? Scarico con lezioni e salti liberi, e poi ci congederanno nella giornata di martedì. Però stanno svolgendo un ottimo lavoro. Ecco, mentre noi parliamo è domenica, e quindi tutto si riferisce alla giornata di oggi, e Filippo parlava di domani lunedì, giusto Filippo? Sì, lunedì, sì. Perché gli allenamenti poi termineranno martedì? Martedì 19, se non sbaglio, sì. Per tutti gli atleti? I ragazzi sono partiti ieri, si sono incrociati con le ragazze solamente due giorni. Hanno iniziato i ragazzi, poi sono arrivate le ragazze e sono partiti invece i ragazzi, sono incrociati per due giorni. Senti Filippo, ti faccio una domanda per i non addetti ai lavori, quindi quelli che non sanno molte cose della scherma. La differenza tra allenamento maschile e quello femminile? Ma, diciamo che la differenza nell'organizzazione non c'è. Cambiano i carichi di allenamento, chiaramente, che sono rapportati. I ragazzi caricano di più, diciamo, come intensità di lavoro, e le ragazze un pochino di meno, però è tutto relativo, perché diciamo, anche per le ragazze c'è un allenamento intenso, diciamo, per le ragazze magari può risultare meno intenso per i ragazzi, ma diciamo è tutto relativo alla corporatura e alle caratteristiche delle ragazze, che sono differenti rispetto a quello dei ragazzi. Però come organizzazione, come programma di allenamento non cambia nulla. Ti ringrazio. Grazie a te Stefania. Parliamo con Elisa Vardaro. Sì. Okay. Grazie, buona giornata. Anche a te, ciao. Buon lavoro. Ciao Stefania. Ciao Elisa, ciao. Ciao. Benvenuta a Radio Incontro. Grazie. Elisa, tu sei, come dicevo, un altro fiore all'occhiello del circolo Scherma Terni e fai parte della nazionale italiana di scherma fioretto. Sì. Perfetto. Da qualche anno oramai. Elisa, volevo dirti come sta andando questo allenamento, anche dal punto di vista emozionale, no? In riferimento ai prossimi eventi. Bene, sta andando bene. Questo è il primo ritiro dell'anno nuovo, del 2021, quindi siamo oramai quasi alla fine, perché domani è l'ultimo giorno, diciamo, intero. E poi martedì abbiamo solamente l'allenamento la mattina, in pratica, poi ci fanno andare a casa dopo pranzo. E credo che siano, nonostante non ci siano gare, comunque sono ritiri che sono importanti per noi, proprio per un discorso di stimoli. E come appunto mi chiedevi a livello emozionale, ti dico che
è importante proprio per gli stimoli. Non avendo gare non è facile continuare ad allenarci con lo stesso spirito, ecco, e quindi sono contenta di essere qua per questo motivo principalmente. È molto importante quello che hai detto, perché infatti ti volevo chiedere come stai vivendo questo periodo di emergenza sanitaria con le ristrettezze che ne derivano. Non è facile sicuramente, anche per noi atleti, quindi per la nostra categoria, nonostante io sia un atleta professionista, quindi mi è permesso allenarmi ancora e al Circolo Schermaterni ovviamente, non posso fare comunque alcuni tipi di allenamenti, quindi spesso capita, quando parlo di preparazione atletica, non di scherma, che però è una parte comunque importante per lo schermitore, e spesso mi sono allenata a casa in questo periodo, quindi nonostante io non abbia una casa molto grande, ho uno spazio piccolo, però mi sono organizzata con la mia preparatrice atletica e spesso mi capita di appunto allenarmi la mattina a casa. Preferisci allenarti comunque in un ambiente chiuso, oppure ami anche tu, come Alessio, magari andare in montagna per esempio, a contatto con la natura? Allora a me la natura piace moltissimo, ho solamente un problema, che sono molto freddolosa, quindi d'inverno è un po' complicato per me, a differenza di Alessio che sotto questo punto di vista è molto più aperto in tutti i sensi ad allenarsi in montagna o comunque all'aperto. Io se posso d'inverno mi alleno in palestra, quindi è chiuso, e altrimenti chiaro, se devo fare determinati tipi di lavori dove magari richiede uno spazio più grande o comunque lavori più aerobici, così mi alleno chiaramente all'aperto anche con il freddo, quello. Però se posso mi alleno al chiuso, chiaro, non a casa, in palestra, perché a casa comincio un pochino a soffrirne, devo essere sincera, però questo adesso è il periodo, quindi si fa tutto, ecco. Elisa, quali sono, nei limiti del possibile, i tuoi progetti futuri? Allora, non è facile, appunto, come dicevo prima, adesso vedere un obiettivo vicino, ecco. Io in questo periodo sto cercando di mantenere il mio stato di forma sia fisica che mentale. È più difficile mantenere lo stato appunto quello mentale che fisico, perché come dicevo, per allenarsi si trova sempre un modo, non è un problema. A livello mentale non è facile sapere appunto che ti alleni ma non hai gare vicine, quindi l'obiettivo per ora è quello di continuare con questo spirito ad allenarmi senza appunto perdermi mai troppo d'animo, diciamo, per il fatto che non ci sono gare, e poi appena ci saranno gare subito dimostrare appunto con un bel risultato, ecco. Spero che la prossima gara di Coppa che ci sarà una gara di Coppa del Mondo, non si sa ancora nulla, quindi non ti so dire proprio un obiettivo specifico, perché ancora purtroppo non si sa nulla. Però diciamo che ancora la voglia di esserci, di fare il risultato e di competere soprattutto, quindi di gareggiare, non mi manca, anzi. Su questo punto noi ci lasciamo, nella speranza di vederti gareggiare molto molto presto in rappresentanza dell'Italia, di Terni, con la speranza di riportare a casa naturalmente tanti premi come quelli che hai già conquistato. Grazie Stefania. Grazie a te Elisa Vardaro, atleta fiorettista del Circolo Schermaterni e della squadra nazionale italiana, e con lei Filippo Romagnoli, il suo maestro. Ciao, a presto allora. Arrivederci, ciao, ciao Stefania. Ciao, ciao. Il punto della situazione.